Ed è giunto il momento del book call in compagnia di mio marito malato che non parla perché ha una voce da trans. Ti è sputtanato così nei primi 10 secondi di video. Va bene, grazie. Prego, amore, sai che ti amo tanto. Allora, book call. Ti mostro la piletta. È questa. Allora, due sono i regali che mi sono arrivati per il mio compleanno. Uno che è di Melania, scusa Mel, ma Leonardo ci ha appoggiato sopra un bicchiere con dell'acqua ghiacciata e la copertina si è rovinata, ma io lo adoro ancora di più perché è vissuta. Ed è di Matteo Corradini, Solo una parola, una storia al tempo delle leggi razziali, libro che avevo in wishlist e che tu, Mel, hai sicuramente spiato. Brava. Ovviamente non vedo l'ora di leggerlo perché sai che questo è un tema a me caro. Dentro c'è anche il bigliettino che ovviamente custodisco gelosamente. E cosa devo dire? Grazie, grazie infinite, e non vedo l'ora appunto di leggerlo e di parlarne. Altro regalo ricevuto per il mio compleanno, questa volta dai miei suoceri, sotto suggerimento del maritino malatino, è Voglio una vita a forma di me, di Julie Murphy. Ah, questo era edito Rizzoli, e questo invece della Mondadori. Allora, questo è il libro del film di cui già ti avevo parlato, che c'è su Netflix, un film che mi aveva colpito particolarmente, sia perché appunto non tratta temi sciocchi, anche se il film può sembrarlo, e non lo so, voglio approfondirlo appunto attraverso il libro, perché il libro sicuramente scava molto di più del film, quindi anche questo non vedo. Grazie Marta, grazie Gabriele, anche se tanto sto video non lo vedrete, però. Poi, i libri che ho comprato per mio marito, mi ha guardato male. Non sono mica morti. Ho capito, ma non guardano YouTube. Che ne sai? Che ne sai tu di un campo di grano. Libri che ho preso per avere in regalo la borsa della Einaudi, che tutti usano come borsa da spiaggia, io come borsa da tutti i giorni. Te li ho mostrati, ti ho fatto vedere che li avevo acquistati su Instagram, ed ora ti mostro finalmente i titoli. Allora, di Sally Rooney, Parlarne tra amici, libro di cui si è parlato tanto e che tutti hanno detto essere comunque bello, anche se non mi ricordo se questo è più bello dell'altro che ha scritto, ovvero Persone normali, o al contrario, non ricordo, vabbè. E libro di Paola Mastrocala, L'esercito delle cose inutili. Allora, Paola Mastrocala è l'autrice di Leone, libro che ho letto e già recensito, e che sai mi era piaciuto veramente tanto. Tratta il tema della preghiera, il tema madre figlio, quindi un libro che mi aveva veramente colpito, e dalla copertina veramente fantastica perché è piena di colori, quindi con questo bambino a braccia spalancate che guarda il cielo su una panchina, bello. Quindi cioè, super consigliato anche quello. Ero curiosa di leggere anche questo. Dietro dice, questo è un romanzo speciale che ruota intorno a una domanda semplice e decisiva. Cos'è che riempie davvero la nostra vita? Sentirsi inutili ed essere felici è un'impresa difficile, ma non impossibile. Anche quando facciamo la cosa più inutile del mondo, raccogliere conchiglie, trapiantare primule, trascinare stancamente i nostri passi, invecchiare, amare qualcuno in silenzio, possiamo trovare una scintilla di vita, un lampo di senso, uno scatto inaspettato o persino noi stessi, perché l'inutilità sembra dirci questa cosa che coinvolge ed emoziona, è soprattutto un sentimento. Quindi, cioè, super colpita e quindi preso al volo. Se mi piace anche questo, come mi è piaciuto tanto Leone, sicuramente approfondirò l'autrice con altri testi, perché ha scritto anche, ed ero tentata di comprarli, La scuola raccontata al mio cane, Una barca nel bosco, Che animale sei, Più lontana della luna, La felicità del galleggiante, Togliamo il disturbo, Saggio sulla libertà di non studiare, La passione ribelle, L'anno che non caddero le foglie,
Non so niente di te, l'amore prima di noi, ma ce n'è un altro che qua non c'è scritto. Ah, ho dimenticato anche la gallina volante e palline di pane. Ce n'era un altro invece che parlava del web, di Facebook e quant'altro. Quello ero curiosa di leggere. Ovviamente non è scritto qui, però vabbè, appena recupero. Insieme a questi ho fatto un giro nel reparto ragazzi, perché sai che vabbè, oltre al fatto che mi piace la letteratura per ragazzi, sto cercando di creare una sorta di libreria per Leonardo. E ci sono alcuni titoli che però prima voglio leggere io, perché ho letto uno che non era molto indicato per Leo, io ho già provveduto a eliminare. E ho trovato di George Bloom, Tim Spector, il problema del maggiordomo impiccato. So, il titolo è abbastanza forte, dell'aggiunti a 12,90 euro. Tra le nebbie di una Londra di fine 800 si celano fantasmi senza pace e un cacciatore pronto a tutto per liberarli. Allora, oltre al packaging di questo libro, perché mi piace veramente tantissimo, copertina rigida, all'interno ci sono illustrazioni comunque accattivanti. Il titolo mi ha incuriosito un sacco. Cioè, questa storia del maggiordomo impiccato, non lo so, preso. Quindi ti farò sapere. Magari è una puttanata, ma non importa. E poi del battello a vapore, giallo e nero, invito a Westinghouse di Ellen Raskin. Lettura dagli 11 euro a 9,90, dagli 11 euro, dagli 11 anni a 9,90 euro di questa collana. Io avevo già letto Cercasi commessa al reparto omicidi, che non mi era dispiaciuto affatto. Quindi nel vedere questo nuovo libro in questa, nella stessa collana, l'ho preso proprio a scatola chiusa. Notte di Halloween, luna piena. Io poi non ho libri a tema Halloween, quindi questo lo conserverò per quel periodo, però io ho la memoria labile, quindi mi sono detta prendilo adesso perché altrimenti poi. Per scommessa la giovane Turtle si avventura a Westinghouse, dove si dice il cadavere del proprietario giace da anni a marcire. La mattina dopo i giornali intitolano Sam Westing è morto e gli inquilini delle Sunset Tower, compresa Turtle, vengono convocati alla lettura del testamento, decisamente bizzarro. L'autore dichiara di essere stato ucciso e sfida i presenti a scoprire il colpevole. In palio c'è l'eredità Westing. Inizia così un gioco investigativo in cui tutti sospettano di tutti e nessuno è davvero chi dice di essere. Cioè, potevo non prenderlo questo? Ovvio che sì. Poi, per la serie, non facciamoci mancare libri perché effettivamente non ce n'è mai abbastanza. Avevo letto, cos'era quella del cuculo? Il richiamo del cuculo. Poi col tempo avevo anche recuperato La via del male e Il baco da seta, che ovviamente procrastinando qua e là ho sempre lasciato perdere la lettura, però ho sempre lì da leggere. Mi è capitato di passare in edicola, nella mia edicola, e di vedere che per la collana della Repubblica, mi pare, è la Repubblica questa? Sì, c'era l'ultimo libro della Rowling sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, ovvero Baco, il bianco letale, Baco. Io straparlo, vabbè, è un bel mattonazzo. Baco, tabacco e Venere, giustamente il mio negozio. È un bel mattonazzo. Ho sempre voluto prenderlo, ma non avendo appunto letto gli altri due e visto il costo, mi sono detto magari anche no. Però così a 9,90 euro, esatto, puoi non prenderlo. Poi aiutiamo le edicole. Quindi preso. Il racconto di un nuovo cliente afflitto da problemi mentali costringe Cormoran Strike a seguire una tortuosa pista che attraversa la capitale inglese, dai sobborghi più poveri fino
alle eleganti e ambigue stanze del Parlamento. Quindi anche questo si aggiungerà tra quelli che devo leggere molto bene, anzi lo affiancherò agli altri, così magari il richiamo del cuculo mi richiamerà anche la lettura degli altri tre. Bene, con questa bellissima boiata che ho appena detto, ti saluto, ti linko, mazza che botta che ho qua, ti linko sotto tutti i libri che ho acquistato, fammi sapere se tu ne hai letto qualcuno, cosa mi consigli e soprattutto che cosa hai acquistato tu per avere la borsa Einaudi. Bene. Piace questo video, metti mi piace, iscriviti al canale. Mamma, è una voce inquietante la tua, Albi. Cioè, veramente. E dirla così. No, vabbè, se si è sentito bene, se non si è sentito meglio per te, con un enorme bacione ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!